Innanzitutto ringraziamo la Regione Lombardia, in particolare l'assessorato all'autonomia e cultura, e ringraziamo moltissimo della sua presenza l'assessore Stefano Purogalli, che è qui con noi oggi, a cui darei subito la parola per un saluto e introdurci insomma a questo appuntamento dei 70 anni del Mien. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Io sono certo che una nutrita presenza come questa non è dovuta al fatto che dopo ci rinfrescono, perché ci sono tra gli anesi che rappresentano un segmento, una fetta importante per la storia di questa regione. Per la verità non è mai accaduto che l'assessorato alla cultura in questa regione abbia finanziato i legnanesi, neanche quest'anno lo farà. Ciò non di meno era doveroso ospitare i legnanesi oggi qui, perché i legnanesi compiono 70 anni e quindi, essendo stati una dal immediato secondo dopoguerra fino ad oggi, tra l'altro interpretare l'arte, il teatro come strada d'uscita dalle rovine dell'umanità, dalle sciagure della seconda guerra mondiale, dedicandosi al teatro, al teatro provinciale, eccetera, è sicuramente un dato molto importante. E quindi è doveroso riconoscere questo grande successo dei 70 anni. È vero che anche quest'anno, come non è mai accaduto in passato, l'assessorato non finanzia i legnanesi, ciò non di meno quest'anno con i legnanesi faremo delle belle cose insieme. Nel senso che è mia intenzione personale, mia della Giunta Fontana, quella di sostenere per i 70 anni, di realizzare un libro fotografico, questo possiamo dirlo, dedicato ai 70 anni della storia dei legnanesi, e fare altre cose importanti e significative. Per ora non mi sbordono, non vi dico altro, però appunto ci tenevo a rimarcare che se è vero che questa regione è stata un po' sorda gli anni scorsi nei confronti degli inglesi, per l'assessore alla cultura, per la Giunta Fontana, rappresentano una splendida realtà. Mi arrivo con la signora Musazzi, sono due presenze importanti all'interno della compagnia quotidianamente, di tutto il lavoro che viene fatto, ma i loro cognomi raccontano una storia appunto che nasce tanti anni fa al laboratorio di Legnarello. Ti arrivo. Buongiorno a tutti. Sì, questa storia nasce tanti anni fa, nel laboratorio di Legnarello, esattamente nel 49, da un'idea del Lucio Musazzi e da Riccardo Rocco, che era mio zio. Ora io voglio ringraziare per una cosa l'assessore Fontana, che si è impegnato a... che si è impegnato... a fare delle iniziative a ricordare questa lunga storia. E poi voglio ringraziare anche chi questa storia l'ha portata avanti in questi anni, Antonio, Enrico e Gigi, che hanno degnamente, anzi egregiamente, sostituito i fondatori della compagnia. Grazie. Tutti quelli che mi hanno aiutato a portare avanti come mio padre e tutto quello che lui ha creato. Per cui sono felicissima soprattutto di essere arrivata ai 70 anni. Soprattutto sono anche felice di essere un pochino indietro nei 70 anni, però io questa storia l'ho vissuta tutta perché la compagnia è nata prima di me. La mia mamma era la guardarobiera di mio papà, mia zia era la guardarobiera della mamma, cioè è stata tutta una cosa di famiglia. Siamo contenti che tutto vada avanti. Grazie. Non so se si possono dire, non si possono dire, insomma, è uno spettacolo un po' particolare. Quest'anno è stato tra l'altro uno spettacolo scritto a quattro mani, perché da qualche anno il mio amico del Rock Base, fatti vedere, amore mio, che mi dà una grossa mano nella stesura del futuro. Quest'anno proprio abbiamo scritto al 50%, abbiamo unito praticamente la tradizione, la cultura, la storia lombarda insieme all'attualità e quindi siamo riusciti a creare questo spettacolo molto molto carino. È chiaramente una storia, è un sogno della Teresa, non dovevo dirlo, però l'ho detto, perché è un sogno e arriverà questa maga che ogni sabato la potete vedere su Canale 5 dalla Barbara D'Urso. E non è vero, chiaramente. E, insomma, la Mabiglia la conosce, la porta nel nostro
nostro cortile e lei predice il futuro a, a tutti i personaggi del cortile, la Teresa diventa famosa, ricca, tutta la famiglia, eccetera. Quindi ci spostiamo addirittura dal cortile, arriviamo nel City Life, no? Addirittura andiamo a abitare sotto Fedez e la Ferragni, no? Quindi insomma potete capire cosa succede, insomma. Poi ci sarà questa TV nazionale che metterà sotto contratto la Teresa e poi ne succederanno insomma delle belle, insomma. Il lieto fine c'è, l'amore trionferà sempre comunque, ed è una storia molto molto bella, insomma. Si parla, ripeto, di attualità, perché io lo dico sempre, i veglianesi, pur avendo 70 anni di vita, sono sempre più che attuali, no? Noi lavoriamo sempre sull'attualità, ci guardiamo sempre intorno quando scriviamo i testi di mia moglie, quindi anche quest'anno abbiamo riportato tanta attualità sul palcoscenico. Non parleremo di politica perché non ci piace parlare di politica, noi siamo sempre stati comunque apolitici, noi siamo un partito di più, come dice la Teresa, no? Scusate la frase in francese, e quindi va bene così, no? I nostri fan, la gente che viene dalle Veneti, non ha voglia di ascoltare sempre queste cose, perché la politica ormai tutti i giorni, i telegiornali, vogliono venire a divertirsi, a ridere, vogliono trovare uno spazio, due ore dove sognano con i veglianesi, no? E fino adesso noi ci siamo sempre riusciti, prima il grande Felice Musazzi, Tony Balocco, poi e adesso noi insomma siamo riusciti a portare comunque tanta serenità alle persone che vengono a vederci, no? Noi quando usciamo, la gente ci aspetta, ci ringraziano per quello che facciamo, no? Ed è il complimento, io penso, più grande per un artista, no? Il bravo, complimenti, così va bene, però quando ti fermano ti dicono grazie per quello che state facendo, per quello che state portando avanti, insomma è una cosa che ci riempie di orgoglio, no? Dall'anno scorso abbiamo creato questa sinergia, sottolineo la parola sinergia, con il Teatro della Luna, con delle persone veramente eccezionali, devo dire la verità, ci siamo trovati come a casa nostra, come se fossimo stati lì da anni, no? Abbiamo trovato un gruppo di persone che lavora veramente bene, ha voglia di fare, avevano voglia di avere veglianesi al Teatro della Luna e l'hanno dimostrato a 360 gradi, no? Quindi io penso che questa sinergia duri fino a che Giovanni non morirà, quindi insomma, speriamo davvero che queste cose funzionino e vadano avanti. E lo spettacolo è veramente veramente bello, io e Emilia, penso anche Sandra, Enrico, Cice, siamo felici veramente di questo spettacolo, abbiamo debuttato alla grande, facendo tutto esaurito a Varese, a Legnano, questa sera saremo ad Alessandria con tutto esaurito, a Piacenza poi andremo a Bologna con tutto esaurito, insomma io spero davvero di non svegliarmi mai da questo sogno, no? E dipende poi da voi quello che scriverete, innanzitutto dalla gente che verrà a vederci. L'anno scorso abbiamo portato quasi 160.000 persone a teatro, quest'anno speriamo di arrivare alle 170.000 e che Dio ci allegro, insomma, si porti fortuna. Ritornando allo spettacolo, poi parleremo di questa cosa, devo fare complimenti davvero di Enrico, perché quest'anno ha lavorato veramente, veramente bene con il suo staff. Io gli ho fatto i complimenti perché secondo me quest'anno i balletti e le musiche sono veramente, veramente belli, mirati su quello che sono i 70 anni della compagnia, la festa di questa grande compagnia, c'è un finale primo tempo meraviglioso, ci sono dei quadri musicali bellissimi, uno dedicato agli alpini, al corpo degli alpini, perché quest'anno anche gli alpini poi si festeggiano i 100 anni della grande guerra, eccetera, queste cose. Enrico è riuscito anche lui, dando un occhio sempre comunque alla qualità, è molto sveglio da questa parte e sotto questo punto di vista appunto ha dedicato questi quadri musicali all'attualità. Siamo felici, siamo contenti, siamo orgogliosi. Sì. Grazie a tutti. Ma come diceva Antonio, che ha fatto questi balletti esagerati quest'anno, costati niente, vero Antonio? Sì, ho già spento il microfono. No, vabbè, abbiamo appunto alla fase della crisi. Per tornare. E scusa, io tengo a precisare, vorrei poi sottolineare la presenza di Roberto Brivio. Io sono un ammiratore di quest'uomo, se volete che lui, insomma, io si vedo. Ti bacio sempre, lo sai, ti voglio bene, sono per me che io un po' fortuna. Grazie di essere qui, un bel applauso perché lui ha fatto la storia. Ma niente, allora, quest'anno i balletti sono, come diceva Antonio, bellissimi,
secondo noi, il primo tempo è dedicato appunto agli alpini. Ho l'occasione per dire che qui in sala ci abbiamo il maestro Manchesotti del coro Ana di Milano e il presidente Violli dell'associazione nazionale, del coro dell'Ana di Milano, che anche loro, come noi, fanno 70 anni, giusto? Fanno 70 anni di attività e ben venga questo gemellaggio con questo corpo. Vi diranno loro poi tutte le altre cose in dettaglio. Qui ci sarà questo balletto dedicato agli alpini, dove partirà con il Monte Grappa, che è un classico, una marcia classica degli alpini. Poi Maviglia canterà La Montanara, anche se non è praticamente una canzone degli alpini, però ci stava addosso la Maviglia, infatti è stato molto criticato per Maestro Manchesotti, però alla fine l'ha accettato. Ecco, e concludendo, questo colpo li facciamo sul cappello per coronare questo arma agli alpini. Il primo tempo, come negli anni 60, abbiamo continuato a fare le opere liriche, per cui ogni decennio faremo le opere liriche, per cui anche negli anni 80, gli 80 anni milanesi faremo le opere liriche, quest'anno abbiamo fatto dei pezzi diversi, sempre riguardanti l'opera classica. Il secondo tempo invece è un classico della Maviglia, un classico dei milanesi, cioè la soubrette che scende le scale in mezzo alle piume, le paillettes, i grandi boys che quest'anno sono veramente bravissimi, e appunto con una marcetta classica alla rivista italiana, che noi insieme alla tradizione dei cortili e del dialetto portiamo avanti anche questa tradizione della rivista italiana. E nient'altro, spero che venite a vederci e lo dite come fanno in tanti già. Grazie. Una chicca c'è quest'anno, appunto per completare questo festeggiamento abbiamo realizzato un CD per bambini, perché abbiamo visto che tanti bambini vengono a vederci e quindi abbiamo dedicato un CD compreso di canzoni per bambini e favole interpretate dalla Teresa dedicate ai bambini, e ci sarà anche probabilmente un ricavato dedicato a un'associazione per volontariato dedicata ai bambini. Bene. Io sono presidente del coro dell'Associazione Nazionale Alpini di Milano, in compagnia oggi anche del maestro Massimo Marchesotti, che dirige da una vita questo coro, che ininterrottamente da 70 anni canta la tradizione alpina montanara. Da un'idea vulcanica, come è stato detto, l'amico Enrico, siamo stati coinvolti in questo happening, proprio anche perché anche noi quest'anno festeggiamo i 70 anni di a settembre, compiamo 70 anni di interrotta attività. E ricordo così raccontare anche in questo modo un po' di storia degli alpini. Quest'anno gli alpini saranno presenti, anzi scusate, maggio dell'anno prossimo gli alpini saranno presenti a Milano, la giornata nazionale che porterà circa 500.000 persone a Milano, tra Antini e Amici degli Artisti. Ha voluto inoltre ricordare in questo modo anche il 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale. Insomma, un insieme di attività alpine coinvolgendoci in un canto che sarà, se ho capito bene, la parte finale del Battisi straordinario, che quest'anno ha anche qualche problemino matrimoniale, mettiamola così, c'è qualcuno che vuole insidiare la Teresa. Teresa è ambita, di conseguenza per aspettarsi anche qualche colpo di testa, l'anno scorso l'ho fatto io, l'anno scorso sono stato io. A Napoli? Bello intervenire dopo gli altri due, perché ad un certo punto mi portano solo perché ho avuto la macchina. E dire, io per il 28 di 29, però in dicembre sono pronto, sono nato pronto, e mi auguro di festeggiare con voi veramente questa data che per me è importante, visto che sono il più longevo degli milanesi. Iniziato nel 71, faccio stato un percorso lunghissimo,
E niente che dire, siamo arrivati ai 70, mi auguro di arrivare, non dico ancora per 70 perché è impossibile, almeno per qualche anno ancora con voi.